Questo calcolo sembra impossibile, però io ve lo faccio, dimostrando una certa qual dimestichezza. Calcolo della data del possibile ritorno di Gesù, nella massima gloria di due persone, il Padre e lo Spirito Santo. L'intera realtà, simile al 100%, ossia a Dio, è in unità come il più 100% meno 1%, ossia il più 99% in una unità per cento. Ogni persona della Trinità di Dio, che è uguagliato al 99%, è il 33%, come la vita di Gesù. Il 33% più un 2% legato al Padre e allo Spirito Santo raggiungono il 35% nel suo intero ed è unitariamente lo 0,35 in unità. Infatti 0,35 è la base di una persona sola. Questa base unitaria, espressa in potenza di due persone, ossia di Padre e Spirito Santo, è 0,35 al quadrato, ossia 0,1225, come il Natale dell'anno 0, il mese 12 e il giorno 25. E i due genitori nella loro potenza incarnarono Gesù. Questo rivela che questo calcolo matematico assoluto è in pieno accordo con i vincoli stabiliti dal Pietro della Chiesa Cattolica. Così noi abbiamo che la Trinità nel suo tempo, dato dal 33%, è un terzo del 33%, ossia è l'11%. Ebbene, Gesù verrà di nuovo addizionando questo tempo unitario dell'11%, che corrisponde al ciclo binario dato da 10 più 1, al 33%, in modo da avere 11 più 33 come il 44% corrispondente all'unità. Questo 33 più 11 uguale 44% è quella base unitaria che, espressa nella potenza di due persone, Padre e Spirito Santo, è 44 al quadrato uguale 1936 e sono proprio l'anno 1936 in cui l'impero romano fu messo di nuovo al mondo con un Emanuele, l'atteso Emanuele, terzo come re. Ma ora noi dobbiamo aggiungere anche il tempo dell'unitario più 44. Esso è il mezzo tempo, quello della massa reale, ed è la metà di 44, ossia più 22. Dal momento poi che la massa reale unitaria è riferita al metro cubo come 10 elevato a meno 3, ossia come al millesimo, questo 22 di massa unitaria deve essere nella quantità di 0,022 millesimi. Ora, il complesso dato da meno 44 più 44 nella sua somma è 0 ed è lo 0 assoluto, quello proprio di Dio, ma è anche tutta
la crescita in positivo espressa dal numero più 88. Questo assoluto Dio, che è in crescita come 88, avendo 86 nella lunghezza del tempo, là perché ci sono due persone presenti nell'area. Il metro 10 elevato a 10 come Dio è quel metro che elevato a meno 5 lo è in ogni persona delle due. Così noi dobbiamo avere la dimensione 86 espressa nella dimensione 10 alla meno 5, ossia 0,00086. La terza persona, proprio quella di Gesù, è 33, ma lo è nella dimensione di 10 alla meno 10 moltiplicato 10 al cubo, ossia la Trinità di Dio in base 10, ed è uguale a 10 elevato a meno 7. Così la dimensione del 33 deve essere esattamente 0,00000033. La potenza trinitaria delle due persone è la potenza 3 in base a 2 ed è uguale a 8. Deve esistere nella dimensione di 10 elevato a meno 10 moltiplicato 10 al quadrato, che è proprio quella di 10 elevato a meno 8, per cui la dimensione 8 deve essere alla dimensione 10 alla meno 8, ossia esattamente 0,00008. La somma di tutti questi tempi unitari e decimali è 44,022 86 33 8, ed è la base potenziale di una sola delle tre persone della Trinità di Dio. La sua area si esprime in base alle due persone di Dio ed è 44,022 86 338 al quadrato, essendo con ciò uguale esattamente al 1938-01-25, che corrisponde all'anno 1938, mese 01 e il giorno 25. In quel giorno ci fu la massima aurora boreale dei nostri tempi moderni e ci fu anche un viaggio fatto dal terzo figlio dell'onnipotente italiano Mussolini, che andò da Roma a Rio, pilota di un raid trinitario celeste, e uno dei tre piloti fu costretto a scendere prima dalle stelle per arrivare alla cittadina brasiliana chiamata proprio Natale. Mentre due persone, due piloti, completarono il raid Roma-Rio, fu in via Pomerio, che è la lettura del Roma-Rio, quando la P si pronuncia Ro, secondo il greco. Furono in via Pomerio queste due persone di Padre e Spirito Santo a nascere proprio in me? Io sono nato esattamente in questo 25 gennaio del 1938, esattamente in via Pomerio, che si legge Romerio, come quel viaggio. E il mio nome è esattamente quell'amore del romano Amor, che è Amodeo romano, trinitario nell'amo
e unitario nella R. Oppure Amon-Ra, il dio dell'Egitto, mentre io sono nato nella paese di Felitto, come la F, lo spirito, di Elì, quel dio Elì, Elì, invocato da Gesù, in un italiano io che è uguale a un romano ego, che ha due croci in quell'io e diventa Itto, e così diventa sia Egitto sia Felitto. Sono forse io il castigo di Dio, quello così detto da suora Lucia di Fatima? Invertendo Fatima si ha esattamente Am, Ita, Fi, e sono forse i tre segreti di Fatima, di cui il primo è Am, I Am, ossia io sono, ossia Yahweh, ossia Amodeo, nelle sue due prime persone, date da A e da M, 1 e 11. Secondo, Ita, Italia, e terzo, Fi, Felitto, sono io il castigo di Dio? Quel Dio che è veramente castigato se assume una persona piena di peccati, come quella croce maggiore anche del peccato, che possa essere identificata come la maggior gloria del Padre, maggiore ancora di quella del Figlio, perché al Figlio fu risparmiata la croce del peccato?